Un maxi posto di blocco sulla statale 16 a San Salvo Marina. I carabinieri della compagnia di Vasto sono impegnati in una serie di controlli a tappeto su una delle principali vie d'accesso al territorio del Vastese. I militari del maggiore Giancarlo Vitiello controllano auto e mezzi commerciali in arrivo dal meridione. Centinaia le persone identificate nell'ambito delle verifiche iniziate nel tardo pomeriggio sul tratto meridionale della statale adriatica con l'impiego di diverse pattuglie di una quindicina di uomini. Dal comando provinciale di Chieti è giunta anche un'unità cinofila, utile per i controlli antidroga su auto e furgoni. Dopo i ripetuti raid compiuti dai ladri nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno intensificato il presidio del territorio, nel tentativo di bloccare i criminali in trasferta nel Vastese, ma anche lo spaccio di droga e la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Mm-hmm.